pastificio di Acqui Terme con una certa tradizione ed esistiamo dal 1968. Il pastificio è stato fondato da mia madre, Pesce Emiliane, porta ancora il suo nome. Operiamo nella zona, ma anche tutto il Piemonte, diciamo tutto il Piemonte e la Liguria, soprattutto la provincia di Genova, e da 5 anni abbiamo aperto un'attività a Milano dove vendiamo i nostri prodotti e vendiamo anche alcune prelibatezze della zona, possiamo chiamare eccellenze del territorio, e siamo forse gli unici rivenditori a Milano che vendiamo tutti i prodotti delle Vacche Rosse e vendiamo quindi anche i vini locali, i dolci locali, grissini, tutte cose che altrimenti non uscirebbero fuori dal territorio e quindi la gente dovrebbe venire in loco a comprarli. Mentre su Acqui siamo più orientati verso la nostra produzione specializzata in paste ripiene e non fresche, comunque sempre fresche, e sughi della zona. La produzione dei nostri ravioli è molto lineare e si riferisce alle ricette più tradizionali con l'utilizzo di prodotti di eccellenza. Ci sono dapprima una preparazione delle verdure, che sono essenzialmente le verdure per il soffritto, cipolle, cipollotti, carote, eccetera eccetera, che vengono puliti, affettati e soffritti. La carne viene comprata da piccoli macellatori e viene portata giornalmente, viene immediatamente messa a cuocere nel soffritto che viene fatto con le verdure fresche. Una volta che è cotta la carne vengono preparati i ripieni, questa viene abbattuta e per produrre poi i nostri ripieni viene appunto utilizzata la carne e il parmigiano. Il parmigiano è una materia prima essenziale. Il parmigiano reggiano viene selezionato da me personalmente andando nei vari caselli in provincia di Parma e Reggio Emilia e deve avere una stagionatura di almeno 24 mesi. Questo è un po' il nostro processo produttivo, che è molto semplice, ma ripeto, si basa soprattutto sull'utilizzo di materie prime che vengono cercate, diciamo, in modo molto molto preciso. Chiaramente nel processo produttivo non dobbiamo dimenticare l'importanza della pasta. Per avere una pasta che noi consideriamo valida è corretto fare un mix di farine. Con questo mix di farine si riesce ad ottenere un impasto elastico e contemporaneamente non si spezza, dà una buona consistenza e con le uova dà anche un certo gusto. Per quel che riguarda i prodotti non ripieni, invece, accanto alla pasta viene utilizzato il tuorlo d'uovo. No, non facciamo e-commerce, faremo soltanto sul prodotto surgelato. Questo prodotto surgelato ci ha aperto molte porte, una parte di questo prodotto viene fatto così. Stiamo cercando proprio qualcosa per l'e-commerce, ma è difficile, forse anche non ci siamo ancora mentalizzati su questa cosa. Lo faremo perché vengono fatte richieste dalla Germania, da altri paesi, eccetera eccetera, dove effettivamente l'unica possibilità di fruizione in questi paesi sarebbe il surgelato. Sarebbe per noi un'importante evoluzione, quindi l'e-commerce deve essere il futuro, perché sarebbe un modo anche per far raggiungere i nostri prodotti in altri mercati, visto che abbiamo già etichettature e tutto. Sì, noi facciamo vendita al dettaglio, generalmente la nostra vendita viene a dettaglio, viene anche ai ristoranti, non solo localmente. Thank you.
Sentiamo come Confartigianato un progetto ambizioso, un progetto importante, soprattutto per le sue finalità e per i suoi scopi, un progetto condiviso con la Confartigianato di Alessandria e di Asti, con il supporto sempre indispensabile, qui ringrazio, della Camera di Commercio di Alessandria, un progetto in cui si parla di comunicazione digitale del valore artigiano. Il progetto è un progetto in cui si promuove la produzione d'eccellenza del nostro territorio e si spazia dai comparti, dagli alimentari fino alla manifatturiera. Auspichiamo che questi video che voi avete visto, e spero voi apprezziate in profondità e quello che fanno i nostri artigiani, servano a infondere speranza soprattutto ai giovani e a capire che l'artigianato è la forza trainante dell'economia nazionale e sarà sempre di più il volano per un'occupazione stabile e duratura.